della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la relativa trasmissione via web TV. Mi corre poi l'obbligo di rammentare ancora una volta le garanzie che sono state stabilite in ufficio di presidenza, allorquando vi siano consulenti oppure senatori e deputati che seguano da remoto, come è in questo caso. In tali circostanze tutto il personale di supporto presente in aula, ma anche collegato in video, nessuno escluso, è vincolato al rispetto della segretezza di quanto dichiarato. Il Presidente è tuttavia sempre in condizione di poter valutare di interrompere il collegamento audio con i poli remoti e, qualora ciò non accada, è bene rammentare sempre che coloro i quali seguono in videoconferenza risultano censiti dalla Commissione, con tutto ciò che ne discende in termini di responsabilità per la divulgazione eventuale e poi comunicazione a terzi di quanto emerge in seduta. L'ordine del giorno reca audizione del dottor Claudio Palomba, prefetto di Napoli. Ricordo che ai sensi dell'articolo 12,5 del regolamento interno l'audito ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta o di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere oggetto di divulgazione. Anticipo sin da ora che le interlocuzioni che avranno luogo nella seduta odierna potranno aver riferimento alla complessa vicenda che riguarda i comuni di Arzano e Caivano, con riferimento alla quale la Commissione ha svolto 2 settimane fa un sopralluogo che ha fatto emergere una situazione molto molto complessa che merita certamente di essere approfondita. Al termine dell'intervento del prefetto, il dottor Palomba, appunto, Sua Eccellenza il dottor Palomba, potranno prendere la parola in ordine di prenotazione senatori e deputati per porre quesiti, ma mi corre l'obbligo di concedere la parola alla deputata Aiello, che deve effettuare, per quello che mi è stato comunicato, un intervento sull'ordine dei lavori. Per cui la prego di attendere un attimo, dottor Palomba. Prego, deputata Aiello. Buonasera, Presidente. Posso chiederle se anche questo viene segretato? Perché glielo posso chiedere? Sull'ordine dei lavori non credo che si possa avere segretazione. Perché ho depositato una cosa particolare che voglio citare. Allora, segretiamo, attenda un attimo. Grazie. Il prefetto di Napoli, il dottor Palomba. Prego, dottor Palomba. Grazie, Presidente. Saluto lei e ovviamente tutti i componenti della Commissione e grazie anche per l'intervento che avete fatto su quei comuni Arzano e Caivano nei giorni scorsi che appunto vengono inseriti nell'ordine del giorno. A seguito dei recenti episodi che hanno determinato anche una grossa attenzione mediatica. E con riferimento anche all'ultimo intervento, penso che sia opportuno partire proprio da quelle che sono le amministrazioni comunali. Io nell'arco di 5 mesi ho già proposto 3 scioglimenti per infiltrazioni mafiose ex articolo 143.
mi riferisco a Castellammare, mi riferisco a San Giuseppe Vesuviano e Torre Annunziata. Non sono neanche comuni piccoli, sono comuni anche di una certa entità. Altri tre sono già sciolti: Marano, Sant'Antimo e Villaricca. Marano è al quarto scioglimento. Anche altri hanno avuto ripetutamente degli scioglimenti. Altri tre sono già sotto osservazione e probabilmente per due di questi chiederemo i poteri di accesso. Allora questo, diciamo, deve cominciare a far riflettere un po', perché leggendo gli atti, io anche in altre esperienze professionali ho avuto modo di interessarmi di amministrazioni sciolte ex articolo 143. Il fenomeno è davvero preoccupante e penso che da parte di tutti vada fatta una riflessione. Ieri pure ero al Ministero perché io ho fatto fare, poi lo metterò a disposizione della Commissione, un esame per gli amministratori che sono stati interessati da questi scioglimenti, le contiguità, i tipi di reati loro o di parenti stretti e i legami. Bene, in alcuni casi ci troviamo di fronte anche a casi di soggetti dichiarati incandidabili, con sentenze anche di un certo rilievo, dove viene chiaramente acclarato il collegamento univoco, diretto o indiretto dell'amministratore. E allora se io sciolgo quattro volte, ma so che il Presidente, insomma, su questo tema, anche in Calabria questo è un tema abbastanza ricorrente, ci dobbiamo chiedere, ci sono solo responsabilità di un certo tipo o comunque, ho letto e sentito anche la Ministra, il 143, ma il sistema del 143 va totalmente rivisto. Perché, tra l'altro, non è solo la componente politica. Leggendo le relazioni delle commissioni d'accesso, c'è un potere forte della dirigenza dei comuni, che permangono in quei comuni anche 10-20 anni e quindi hanno chiaramente, diciamo, dei collegamenti loro, degli interessi loro. Allora, se noi sciogliamo il comune e viene eletto come un momento di stasi, perché in quei comuni c'è una diffidenza nei confronti della Commissione e atti non vengono dati. Allora, se non diamo anche poteri più penetranti, se non diamo anche risorse più penetranti, strumenti di semplificazione alle commissioni, il sistema delle gestioni straordinarie con comuni che vengono sciolti, parliamo di Villaricca, se non sbaglio, in 11 anni 3 volte sciolto. Beh, c'è qualcosa che non funziona. Allora l'interrogativo che ci dobbiamo fare, e qui vorrei che venisse segretato. Segretiamo, per favore.
attorno ad Arzano e Caivano. Arzano, come voi sapete, è amministrazione comunale insediata da poco, che usciva da una gestione straordinaria, è un comune dove quelle che sono le criticità sono ben note a tutti, non da ultimo appunto il comandante che io ho incontrato è fornito di un'apposita tutela di quarto livello, sono molto radicati alcuni clan ben conosciuti, il 167 eccetera, però la 167 assieme al Parco Verde costituiscono, diciamo, due grossi polmoni su cui da 40 anni si è radicato, diciamo, un certo tipo di attività. Il tema delle occupazioni abusive in Campania soffre di alcune mancanze fondamentali. Non esistono graduatorie. E allora capite bene che nel momento in cui ci sono queste occupazioni, la non presenza di graduatorie, anche se c'è un impegno da parte della Regione a intervenire immediatamente, ne abbiamo parlato nel recente incontro con la Ministra dell'Interno e con il Presidente della Regione, io caccio uno, ma non so chi entra. Diciamo, l'efficacia dello sgombero è che il giorno dopo l'assegnatario, anche prima, entra, o perlomeno, perché altrimenti anche le operazioni che penso abbiate visto, lo sgombero, quando sanno dello sgombero, distruggono l'appartamento. E allora se noi non interveniamo, e quindi il primo sistema è quello di fare delle graduatorie, che sono in ogni parte del mondo. Noi stiamo intervenendo su Napoli, ricorderete la vicenda della nonnetta di Avellino, che era andata ad Avellino e ha trovato la casa occupata. Parlo degli alloggi di Pizzo Falcone. Già per fare un censimento di quelle case sono uscite 45 occupazioni abusive da parte di appartenenti alle organizzazioni criminali. Come voi sapete, però, la normativa ci impone di esaminare le situazioni di fragilità, nel senso che sono molto svelti, occupano le case con donne incinte, bambini o che altro. Allora ci vuole un'attività corale, amministrazioni comunali, forze dell'ordine, perché nel momento in cui sgombero io assegno laddove abbiamo fatto un censimento anche con la Guardia di Finanza per verificare sono proprietari di altri appartamenti, se sono proprietari di altri appartamenti anche in presenza di situazioni di fragilità vanno negli appartamenti che hanno, se no le situazioni di fragilità vengono tutelate ma gli appartamenti liberati. Agiremo su queste prime due perché secondo me sono i segnali che lo Stato deve dare per riavere la fiducia dei cittadini. Quindi su Napoli agiremo su queste, ma abbiamo concordato anche con il Presidente della Regione, per quanto riguarda il territorio, parlo ovviamente del Parco Verde, dove c'è una circa 6.000 occupanti, il che significherebbe uno sgombero di questo tipo, fatto così, una guerra, un nuovo G8, insomma. E partiremo dalle attività di censimento e di monitoraggio. Però quello che è essenziale è che si esca e si entra, cioè vale a dire gli strumenti che la legge dispone, le graduatorie, perché altrimenti, diciamo, il tema delle occupazioni e del disagio sociale della casa a Napoli non si risolve. Allora il nostro impegno sarà questo, ecco, siamo partiti appunto su Napoli ma continueremo su 167 e Parco Verde, innanzitutto da un'attività di verifica. Su Arzano vogliamo sperimentare, io sono stato a Arzano, abbiamo fatto un comitato su Arzano, Arzano e Caivano mancano quasi totalmente di videosorveglianza.
ci sono comuni interamente sforniti di videosorveglianza. Il caso di Don Patriciello, oppure il messaggio lasciato al Corpo di Polizia Municipale di Arzano, totalmente senza videosorveglianza. Allora, io sono un assertore che la sicurezza va coniugata non solo con i soggetti pubblici, ma anche con i privati. Parlo di associazioni, di imprenditori, è un tema comune. Abbiamo incontrato Arzano, penso che qualcuno, la gran parte, conosca, ci sono degli insediamenti produttivi di altissimo livello. Vi cito solo Keaton per fare un esempio, dove gli imprenditori hanno dato la loro disponibilità, anche economica, a contribuire non solo alla videosorveglianza, ma anche al decoro urbano. Perché questo è un altro dei temi, perché altrimenti riduciamo tutto a ordine e sicurezza pubblica. Secondo me, e in queste zone, e aggancio anche a Fragola, c'è un tema che abbiamo parlato anche con l'arcivescovo, quello della dispersione scolastica. Ad Afragola, quartiere Solicelle, il 60% di dispersione scolastica. Cosa fanno questi ragazzi? Dove vanno? Chi sono? Che famiglie hanno? Se continuiamo solo a parlare, perché come dice il nostro procuratore Melillo, la camorra alta e la camorra bassa, io aggiungo anche la microcriminalità che incide molto sulla percezione della sicurezza, soprattutto in questi territori, le stese, il controllo che loro in qualche modo vogliono sul territorio, penso che sia fondamentale partire anche da quello che concordemente noi insedieremo con il sindaco Manfredi, ma anche con l'arcivescovo, i tavoli di osservazione sul territorio, anche in provincia, vale a dire coniugare la sicurezza sotto tutti gli angoli visuali, ivi compreso i dirigenti scolastici, i dirigenti delle società sportive, per attuare quello che io chiamo il governo del territorio, non il controllo del territorio, perché il controllo lo facciamo o con le forze dell'ordine o con la videosorveglianza, gli strumenti li abbiamo. Governare il territorio è un'altra cosa. Governare il territorio significa conoscere di Arzano tutto quello che si muove. Napoli da anni ha strutture sportive che non sono funzionali. Allora, se non riusciamo a ridare spazi, diciamo, a questi ragazzi, siamo perdenti. Se non sappiamo, anche attraverso la partecipazione delle parrocchie, che famiglie ci sono dietro questi ragazzi, anche perché il fenomeno delle stese, il fenomeno della movida violenta, nasce da ragazzi il cui livello di età si sta abbassando enormemente. Parliamo di ragazzi di 13-14 anni. E allora, se non si investe su questo, il ministro Bianchi dovrebbe venire a Napoli a breve con un progetto sulla dispersione scolastica, se non, oppure con l'apertura delle scuole al pomeriggio. Napoli ha bisogno di assistenti sociali oltre che di forze dell'ordine. Se andate a vedere nei comuni il numero, gli organici degli assistenti sociali, è deprimente. E allora il vero PNRR a Napoli è questo, cioè sforzarci di creare, diciamo, forme alternative. Penso per esempio, molti si parla tanto di movida, l'ho affrontata anche in altre sedi, ma che cosa si offre di alternativo? Oggi l'unico divertimento, e questo però è dovuto a 20 anni di un certo tipo di cultura e di formazione, è lo sballo, è l'uscita la sera a luna di notte. Ma allora pensare di dare a cooperative di ragazzi musei
aperti la sera e li gestite voi, responsabilizzare i giovani. Insomma, voglio dire, il tema della sicurezza che va affrontata a 360 gradi, a partire dalla criminalità organizzata alla formazione dei ragazzi appena entrano a scuola e soprattutto a seguire le famiglie. Perché guardate, pure alla sanità abbiamo, dove pochi giorni fa è venuto il Presidente del Consiglio, oltretutto a Napoli c'è un associazionismo di altissimo livello. Quello che manca è mettere in rete tutto, e mettendo in rete tutto si possono lanciare dei messaggi estremamente positivi per la città. Io per il momento mi fermerei. Allora, prefetto, la ringrazio, sono le 15.02, dunque dapprima c'è la prenotazione del deputato Cantalamessa, poi ho visto sia il senator Grasso che il deputato Migliore, poi ci sarebbe anche il sottoscritto, vabbè. Intanto do la parola al deputato Cantalamessa che ci compare in video. Prego, deputato. Grazie Presidente, grazie Sua Eccellenza il prefetto di Napoli. Mi scuso se sono remoto, ma a un'ora ho saputo dopo 16 giorni di essere fortunatamente negativo a Covid. Allora, innanzitutto mi complimento per la relazione a 360 gradi fatta dal prefetto e tolgo e trovo giustissimo l'invito del prefetto ad intervenire. Deputato Cantalamessa, le posso chiedere la cortesia di scomparire in video al fine di permettere il miglioramento dell'audio, perché altrimenti noi la vediamo ma la sentiamo molto male. Proviamo così. Non si offenda, non sono i canoni estetici insoddisfatti, insomma, del Presidente. Ma... Siamo per la sostanza, Presidente, siamo per la sostanza. Prego. Dicevo, sicuramente l'invito fatto dal prefetto è un invito che noi come Commissione abbiamo già raccolto, creando un comitato ad hoc sul problema dello scioglimento dei comuni, perché è chiaro che se vediamo un comune che non diciamo viene sciolto tre volte, cioè qualcosa al di là di quello che può fare la prefettura, che si occupa di sicurezza a livello locale, per garantire una vita civile in questi comuni. Trovo sia gravissima la mancanza di graduatorie per l'assegnazione delle case popolari e trovo che questo abbia delle responsabilità ben precise e va accertato di chi sono. Devo constatare la risposta e mi complimento con il prefetto e chi lotta per la sicurezza, gli interventi che ci sono stati su Alzano e su Caivano, perché dalla tutela al comandante, la tutela a Don Maurizio Paricello, gli arresti che ci sono stati su Alzano, il passaggio a compagnia dei carabinieri fatto al comune di Caivano dalla Temenza, sicuramente sono delle pronte risposte che lo Stato ha dato all'antistato. Io mi volevo soffermare su una cosa che il prefetto ha anticipato, come posso dire, anche lui come lacuna enorme che va colmata immediatamente, il discorso della videosorveglianza. Mi spiego, quando vediamo che lo Stato dà una risposta così pronta e poi troviamo che nonostante tutto c'è qualche balordo che va fuori la chiesa e va a mettere un cartello di ennesima sfida dopo aver dato la tutela a Don Maurizio Paricello, eccetera, io mi chiedo in capo a chi sta questa responsabilità, perché voglio dire è pazzesco, è follia vedere dopo tutte queste sfide che sono entrati nel mondo delle istituzioni, perché il comandante Iarello ha trovato il nevrologio all'interno della sede del comune, fuori la chiesa è stata fatta esplodere la bomba. Questo io credo che sia il problema ad horas, oltre tutti quelli già risolti, che dobbiamo porci come obiettivo per garantire un po' di sicurezza in quei due comuni e non solo. Grazie. Posso solo dire... Grazie deputato Cantalamessa, do la parola sia al senator Grasso perché so che deve partire per il Senato per partecipare ai lavori della Commissione Giustizia. Prego senator Grasso. Allora, rapidamente intanto le congratulazioni per il panorama e la visione, diciamo, che ci ha prospettato il prefetto di Napoli è totalmente da apprezzare, da condividere.
Io mi sono ritrovato spesso, ecco, ha fatto l'esempio di Milano e dell'Expo di Milano, mi sono trovato io a gestire quando avevo un'altra funzione, proprio quella osservazione preventiva, soprattutto sugli appalti in quel caso, ma che si può estendere anche ad altri temi, diciamo, che fanno parte del contesto territoriale, ecco, poter cercare di prevenire anziché poi reprimere, il che è sempre molto difficile. E per prevenire però occorre che ci sia un'istituzionalizzazione degli osservatori, nel senso che agli osservatori devono partecipare non solo coordinati dal prefetto, non solo gli organi di polizia con dei rappresentanti che possono fornire il raccordo, ma anche appunto quei rappresentanti della società, di volta in volta i sindaci e l'imprenditoria e tutti quanti possono di volta in volta dare un contributo per la soluzione dei problemi, proprio perché condivido pienamente che il problema di sicurezza è un problema globale che va appunto dalla dispersione scolastica fino alla criminalità organizzata di alto livello, come il procuratore Melillo la appunto definisce. Non c'è piccola illegalità che non abbia una corrispondenza nella grande illegalità. Pensare che ci siano una microcriminalità che, proprio perché micro, sia assolutamente inefficace, influente, è un errore di prospettiva. Se c'è lo spaccio di stupefacenti in una piazza, dietro c'è un'organizzazione criminale che protegge quella situazione e ne trae anche un profitto con delle percentuali e delle tangenti che prende addirittura dallo spaccio. Quindi queste cose ormai le abbiamo apprezzate, conosciute, e quindi bisogna cercare di coniugare fin dalla minima illegalità riscontrata al territorio. Per esempio, un'illegalità ambientale ha un suo corrispettivo sviluppo di interventi da parte della criminalità per speculazioni su un determinato territorio e così via. Adesso è inutile, ormai abbiamo capito qual è il problema, sappiamo qual è, però dobbiamo dare ai prefetti soprattutto questa, che ormai i prefetti sono coloro che sono quasi coloro che risolvono attraverso miracoli situazioni difficili. Quindi capisco che quando c'è qualcosa di risolvibile, allora si dà l'incarico al prefetto di cercare di risolverla. Dico questo per dare un vanto alla categoria dei prefetti che ho conosciuto e ho apprezzato sempre nel tempo. Dico, le funzioni sono sempre di più aumentate, però questa opera in relazione a questa visione, l'opera di coordinamento di tutte le forze che incidono sul territorio, da quelle diciamo di polizia giudiziaria a quelle economico-sociali, è assolutamente importante. Quindi io auspico che si possano realizzare su questo modello tutti degli osservatori che soprattutto in questo momento di PNRR appunto sono molto importanti per anticipare dove arriveranno i flussi di risorse dall'Europa. Grazie comunque per il lavoro, siamo disponibili come Commissione anche per eventuali suggerimenti di carattere legislativo che possiamo adottare. Io mi scuso, ma devo andare in Commissione Giustizia. Allora, se il Presidente Grasso deve andare, concediamo la parola al deputato Migliore e poi facciamo avviare le risposte al Dottor Palomba. Prego. Grazie Presidente, grazie Signor Prefetto per la sua relazione. Lei ha tracciato un quadro piuttosto fosco, in particolare per quanto riguarda la prospettiva di qui in avanti dei comuni. Vorrei informarla, l'avevo già fatto per le vie brevi, che il Presidente della Commissione ha istituito un comitato che io presiedo, che avrà proprio l'obiettivo di esaminare le questioni relative alla normativa in particolare, ma anche alle casistiche per quanto attiene allo scioglimento dei comuni e degli enti pubblici per l'infiltrazione della criminalità organizzata. Quindi
Sarei ben lieto se lei intendesse fornirci sia in via scritta che eventualmente in una successiva audizione anche il suo contributo. La informo peraltro che è stato indicato come consulente della Commissione, tra gli altri anche l'ex prefetto Valentini, attuale consigliere di Stato. Quindi diciamo che abbiamo intenzione di lavorare a stretto contatto con la Prefettura, che ovviamente ringrazio, e soprattutto la ringrazio per aver tracciato un approccio olistico a questo fenomeno della prevenzione e del contrasto. Per questo motivo vorrei passare in segretata. Allora prego, segretario. Prego. Allora parto dall'onorevole Cantalamessa. Su Caivano parliamo di videosorveglianza. Oltre che il discorso della compagnia,
Dalla settimana prossima la zona TLC della Questura di Napoli comincerà a predisporre un progetto che quasi sicuramente rientrerà tra i progetti finanziati. So che anche l'Arcivescovo si era interessato a Caivano, ma comunque faremo una progettazione direttamente come zona TLC con una copertura, penso, finanziata o dal PON legalità o comunque, diciamo, le risorse ci saranno. Altrettanto, come già ho detto per quanto riguarda Arzano, ovviamente diciamo, queste sono le priorità, ma consideriamo di intervenire un po' su tutto il territorio della provincia e soprattutto nelle zone, diciamo, un poco più a rischio. E in questo vorremmo appunto estendere l'esperienza di Arzano, dove c'è questa partecipazione dei privati. Poi si parlava di anche il presidente. Nell'accordo di sicurezza, oltre al tema, diciamo, dei protocolli per quanto riguarda il PNRR o grandi appalti, una cosa che noi sperimentammo su Rimini e che c'è nell'accordo di sicurezza di Napoli, i modelli di prevenzione amministrativa, vale a dire, in accordo con i SUAP dei comuni, qualsiasi cambio di gestione, di esercizio commerciale, di attività di un certo interesse per quanto riguarda ovviamente la criminalità organizzata, viene comunicata dal SUAP dei comuni all'ufficio antimafia della prefettura. L'ufficio antimafia della prefettura, e qui io lo feci a Rimini, dove voi sapete ci sono alberghi dove c'erano grandi appetiti da parte della criminalità organizzata, e individuammo con le forze dell'ordine almeno 20 alberghi che erano già nelle mani della criminalità organizzata attraverso questo sistema, vale a dire comunicazione del SUAP di qualsiasi tipo. Ci demmo degli indicatori tipo 70 anni, provenienza, con tutto il rispetto, sono anche io campano, provenienza, non a caso molti erano campani, da un certo tipo di territorio, anche perché poteva suonare anomalo, il tipo di persona, che attività aveva, e in questo modo individuammo appunto infiltrazioni nelle gestioni delle strutture alberghiere. Altrettanto avvieremo sulla città di Napoli per poi estenderlo a tutta la provincia. Questo ovviamente per quanto riguarda un po' le attività commerciali, che pure dopo 2 anni di pandemia, voi lo vedete, insomma, chi gira per le città vede che molte attività stanno chiudendo e quindi diciamo, il rischio è che vadano in mani errate. Per quanto riguarda invece il discorso PNRR, io ritengo che sia assolutamente indispensabile, per quanto riguarda, io parlo per il mio territorio, l'adozione di strumenti analoghi a quelli adottati per l'Expo 2000, di Milano o comunque similari. L'esempio può essere anche Genova o che altro. Poi mi fa piacere che ci sia un comitato che si occupi dello scioglimento dei comuni. È assolutamente necessario. Chi ha un panorama sugli scioglimenti fatti soprattutto in alcune regioni si rende conto che effettivamente sta diventando un'anomalia, insomma, sciogliere 3 comuni, come vi dicevo, nell'arco di 11 anni 3 volte lo stesso comune, c'è qualcosa che non va. Però vi assicuro che leggendo le carte uno dice, scusami, ma non puoi far presentare questa persona che allora era sindaco e oggi è consigliere di minoranza, oppure che è stato diciamo, dichiarato incandidabile, o comunque dalle intercettazioni e dall'attività giudiziaria emerge un quadro che è chiaro. Ecco perché dicevo, forse oltre agli strumenti ordinari che vanno rafforzati, dal 143 al 145 del testo unico enti locali vanno rivisti,
ma probabilmente dobbiamo fare uno sforzo in più. E questo lo può fare non solo dal punto di vista normativo, ma anche dal punto volontario, anche la classe politica. Perché alcune persone, lo si sa da subito che sono impresentabili. In alcuni comuni, diciamocelo chiaramente, c'è una conoscenza delle persone e dei territori, come c'è la conoscenza della dirigenza amministrativa chiara. Stanno uscendo nomi di dirigenti dell'ufficio, degli uffici tecnici che passano da un comune all'altro per spostare il sistema di potere. Allora, o c'è una precisa assunzione di responsabilità da parte di tutti, oppure noi continueremo a sciogliere, però non abbiamo poi il risultato. E poi bisogna dare, risorse, il discorso che lei faceva dell'oratorio, eccetera. Prima c'erano i fondi campione, non so se qualcuno ricorda. Io stesso in un comune della provincia di Napoli, mi ricordo, passeggiavo nel comune, vidi un vendesi e mi fecero: commissà, lasci perdere. Io dissi: perché devo lasciare perdere? Commissà, lasci perdere, non ci riesce. Con i fondi campione che gestiva il Ministero dell'Interno, i commissari avevano a disposizione risorse economiche non solo per pagare casomai il sovraordinato o che altro, ma anche per fare opere. Quando sostanzialmente restituisci a un comune di questo tipo, l'oratorio è un esempio, ma una scuola, una biblioteca, là mancava una biblioteca, significa ridare fiducia ai cittadini. Vedere la gente in questi comuni che partecipano è una soddisfazione per chi fa il commissario, ma per i cittadini. E allora 2 anni non li facciamo passare in questo modo. Diamo risorse e io dico, e lo dico a me stesso e alla mia amministrazione, uomini che sappiano amministrare i comuni. Perché andare in un comune e dare la sensazione che aspetti i 18 mesi e poi eventualmente la proroga significa maggiore sfiducia verso lo Stato. Ecco perché abbiamo bisogno di commissari che conoscano i comuni, che abbiano il coraggio di firmare, e sovraordinati che dal punto di vista tecnico, io devo avere il mio ingegnere quando vado nel comune, non l'ingegnere del comune, devo avere il mio dirigente di ragioneria, e in 2 anni il comune si rivolta volendolo. Ecco in cosa va cambiato. Sicuramente io vi darò tutti gli elementi, lei sa, anche per mie pregresse esperienze, è un tema che da tempo, insomma, io seguo, per cui tutta la disponibilità, qualsiasi tipo di proposta, sicuramente sono a disposizione della Commissione. Questa è la segretata. Ah. Va la segretata? Sì.
Allora c'è il sottoscritto, dopodiché il deputato Paolini e poi la deputata Pieraiello. Allora, prefetto, alcune domande sono in libera, altre in segretata. Allora, relativamente alla vicenda di cui lei stesso ci ha detto della 167 del patrimonio abitativo gestito dall'ACER e spesso abusivamente occupato, con la notizia che lei ci ha fornito per cui in Regione Campania l'ACER IACP non si è dotata nel tempo di graduatorie, per cui anche ammettendo la possibilità di sgomberare, sottraendo ad un occupante abusivo, poi c'è il problema di capire chi abbia diritto, perché lei ha detto di aver avuto un incontro con il ministro e con il governatore De Luca. Volevo capire che tempistica si prevede per poter predisporre strumenti, per poter avviare una politica di recupero del patrimonio abitativo pubblico, perché altrimenti quello che è avvenuto ad Arzano e che probabilmente è avvenuto e sta avvenendo anche al Parco Verde e in tante altre realtà della provincia di Napoli continuerà non soltanto a conservarsi in provincia di Napoli ma nell'intera regione. Il che è assolutamente inaccettabile, perché io, parlando con queste persone che abbiamo incontrato a Caivano e anche ad Arzano, ho saputo di occupazioni abusive datate anche 40 anni. Per cui uno si domanda, ma che sedimentazione hanno nel tempo questi abusi, queste illegittimità, queste evidenti situazioni contra legem? Poi le volevo chiedere se, e lei di questo stava dicendo, accanto alla vicenda della signora anziana di Avellino che, avendo abbandonato l'alloggio, non ha avuto la possibilità di rientrarvi perché in tempi rapidissimi è stato occupato, se si sta provvedendo a replicare quanto fatto dal comandante Biagio Chiariello in altri comuni, perché capisco che ci sia necessità di tempi anche importanti per poter fare ricognizione e monitoraggio, però capisco anche che mai si inizia e mai si termina. Per cui, a mio avviso, i comandanti delle polizie municipali dei comuni della provincia potrebbero seguire l'esempio dato da Biagio Chiariello, naturalmente supportati dalle forze dell'ordine, perché nessuno deve far gratuitamente l'eroe, anche perché, come si è acclarato ad Arzano e segnatamente nel rione 167, non si tratta spesso di semplici occupazioni abusive, ma di occupazioni abusive cui segue l'ira di Dio. Volevo poi sapere se questo tipo di indagine può portare a conseguenze che afferiscono certamente le procure, perché venendo a decadere la residenza fittiziamente ottenuta si perde anche per legge il diritto ad esercitare il diritto di voto, appunto, all'elettorato attivo. E tutto questo in comuni in cui l'ipotesi del 416 ter è spesso paventata e dà materia importante ai magistrati per poter comprendere perché mai certe situazioni di occupazione abusiva siano state di fatto tollerate nel tempo da amministrazioni che non hanno mai cercato di perseguire il rispetto della legalità. Poi le chiedevo ancora, perché poi c'è tutto il problema degli annessi e connessi, perché perdendo la residenza, che è fittiziamente ottenuta, si perdono anche le erogazioni che spesso e volentieri l'INPS concede, per cui non c'è soltanto il reddito di cittadinanza, ma c'è anche l'invalidità, l'accompagnamento e tutto il resto, e di conseguenza tutto questo potrebbe smuovere
un accascame, un effetto enorme in termini di conti dell'INPS, perché probabilmente si scoprirebbero migliaia e migliaia, forse decine di migliaia di indebiti percettori, e tutto questo libera risorse che potrebbero essere destinate a chi ne ha più titolo. Poi, sempre in pubblica, è emerso il caso della vicecomandante della Polizia Municipale di Arzano, perché anche là è stato notificato lunedì della passata settimana un provvedimento giudiziario, quindi una sentenza che è immediatamente esecutiva, e là mi domando se l'amministrazione comunale abbia fatto tutto quanto la legge prevede per poter consentire al comandante Chiariello e a tutti gli altri suoi uomini di lavorare in un clima di serenità, perché questa vicecomandante è stata oggetto di una sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, per cui quantomeno dovrebbe essere trasferita se non sospesa, così come era avvenuto con gli altri due suoi colleghi che erano incorsi in analoga sentenza. Poi, per problemi determinati da una omissione del Comune di Arzano, precedente amministrazione, alla signora in questione è stato concesso di rientrare, quindi con singolari vicende che probabilmente lei conoscerà anche meglio di me. Poi volevo passare ad un tema per cui la Prefettura di Napoli si era particolarmente segnalata negli ultimi anni con chi l'ha preceduta, e cioè con il dottor Valentini, perché durante la Prefettura Valentini le interdittive, mi si passi il termine, fioccavano con una percentuale di soccombenza in caso di contenzioso davanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania veramente risibile, a conferma della bontà del lavoro istruttorio fatto dagli uffici della Prefettura. Volevo sapere se causa approvazione del decreto di fine ottobre, che ha decretato, secondo me, l'indebolimento, per non dire la morte, del sistema delle interdittive, la Prefettura di Napoli sta lavorando con gli stessi ritmi, oppure di fatto ha il freno a mano tirato, non per sua scelta, ma perché il quadro normativo di riferimento è cambiato. Lo stesso discorso volevo fare per i tempi di smaltimento relativi alle prime richieste di inserimento nelle white list, di cui poco si dice, e esattamente la stessa richiesta viene avanzata per le istanze di rinnovo e di riesame. Volevo capire anche se il personale di cui lei dispone è all'altezza dei compiti amministrativi che la legge assegna agli stessi uffici, perché altra notazione che mi ricordo è stata prodotta dalla dottoressa Aruta quando è stata sentita in relazione agli organici di cui dispone, oltre a lamentare croniche carenze d'organico, ha lamentato anche la scarsa competenza di molti suoi dipendenti, perché di fatto LSU e quindi assunti con pratiche di stabilizzazione neanche a tempo pieno, che implicano la non avvenuta formazione professionale di chi poi deve svolgere delicati compiti amministrativi e non soltanto. Poi volevo, però qua passiamo in segretata,
Lei è stato in precedenza prefetto anche a Torino e a Lecce e quindi ha dovuto gestire situazioni di grande complessità anche in relazione a scioglimenti che sono intervenuti appunto nelle province di sua competenza. Ora, in relazione a quanto disposto dal TUEL e segnatamente dagli articoli dal 143 al 145, in relazione alla possibilità e quindi alla facoltà di revocare contratti precedentemente conclusi da amministrazioni poi sciolte per mafia, volevo sapere qual è la situazione, se ne ha iniziato a prendere in esame qualche fattispecie relativamente alla provincia di Napoli, perché un modo per aggredire le consorterie camorristiche, appunto quello di togliere l'ossigeno sono gli appalti pubblici, in questo caso, visto che la legge consente tale facoltà, volevo sapere se è allo studio qualche provvedimento del genere. La ringrazio. Do pertanto la parola al deputato Paolini. Grazie Presidente, sarò più breve del previsto perché una delle domande era proprio questa, cioè volevo sapere nelle sue precedenti esperienze quanti contratti in area di stipula sotto pressioni indebite o sotto ricatti o sotto cointeressenze sono stati poi effettivamente risolti. Un'altra cosa, un'osservazione, ma vorrei il suo parere. Noi abbiamo forse un pochino troppo il mito dei tavoli, dei protocolli, del campetto, cioè iniziative per carità benemerite, però mi ricorda tanto il sistema montante, tantissimi protocolli che però per nascondere poi la sostanza. Quindi certamente le organizzazioni criminali non si fanno spaventare perché sono tutte cose che riempiono i giornali, fanno fare bella figura la passerella alle varie autorità di turno, però non incidono niente sulla realtà. Invece credo che incida molto di più quello che dice anche il Presidente Morra, attaccarli sul piano delle connivenze interne. Questa è la mia un'idea che ho, ma le volevo chiedere il suo parere, certamente molto più autorevole del mio. Cioè introdurre delle innovazioni normative per le quali in caso di scioglimento e di comprovate o molto probabili connessioni che sono inevitabili e sempre presenti del personale, si possa arrivare alla risoluzione, anzi alla destituzione del personale che ha di fatto collaborato sulla scorta del principio tante volte utilizzato contro i politici, non poteva non sapere. Un capo ufficio tecnico non può sapere se mettono su un palazzo intero su un'area che non era edificabile, un ingegnere capo non può non sapere se quel palazzo è costruito sulla sabbia o se ci sono quattro piani in più. Ecco, perché mi pare, anche qui faccio appello alla sua esperienza come informazione, se è mai successo o con che frequenza è successo che rispondano non solo i politici ma anche e soprattutto quelli che sono il braccio operativo, perché come noto i politici passano, i burocrati restano, senza di loro non si fa niente. Quindi da ultimo le voglio chiedere come vedrebbe una innovazione normativa che sposti la responsabilità come oggi praticamente solo dalla politica ma anche e soprattutto sull'apparato. Perché? Perché come lei certamente sa, oggi i partiti in molti casi non esistono più, a livello locale non sono in grado di condizionare le elezioni, perché col sistema delle liste civiche tu puoi essere il più bravo del mondo, però quello fa la lista, amici della ricotta di Salerno, vince perché i voti clientelari e tu partito al massimo conti meno ancora di quello che contavi prima. E questo non può impedirlo perché fortunatamente siamo in un paese dove il popolo può esprimersi. Poi verrebbe da chiedersi perché il popolo si lamenta di certe situazioni però li vota puntualmente in misura massiccia, ma questo è un altro discorso. Quindi le volevo chiedere se era il caso infine di quindi intervenire sull'amministrazione che ha più paura. L'impiegato pubblico ha paura di perdere il posto, se tu gli metti di fronte la possibilità di avere un qualche margine di vantaggio contro il rischio di perdere il posto a vita e ci affianchi il rischio per l'impresa collusa di vedersi annullati i contratti e quindi retrocessi i denari ricevuti, io credo che questa sarebbe una mossa più efficace. Sui giovani è vero, lei dice bisogna aumentare gli spazi, i campetti di calcio, però nella realtà sappiamo tutti che
da quello che si vede, che il giovane a cui la Camorra offre 100 euro al giorno per fare la sentinella e quindi 3.000 euro al mese, più le due dosi di cocaina gratis per divertirsi lui o farci divertire amici o rivenderle, tu per quanto poi incentivarlo con cose, con lavori o lavoretti, io credo che rientriamo nel settore della scelta etica, ma quella è soggettiva. Quindi io credo che sia un pochino più da spingere sulla fase repressiva, perché oggi purtroppo vediamo dappertutto che lì il crimine paga e purtroppo l'onestà, cioè il ragazzotto che prende 100 euro per a giorno prende in giro quell'altro che lavora per 800 euro al mese a fare il panettiere se alza le due di notte. Quindi quale eventuale modifica legislativa potremmo approvare anche in materia in particolare dell'aggressione verso il personale infedele? Grazie deputato Paolini, infine deputata Pieraiello. Presidente, le posso chiedere di fare la mia domanda dopo che il prefetto ha risposto alle vostre domande? Va bene, grazie. Allora prego prefetto Palomba. Un attimo dall'ultima, ha fatto un passaggio sui protocolli. Io dico che il protocollo inizia quando si firma, lo dico a tutti diciamo i soggetti firmatari, perché se ritieni che quello sia un punto di arrivo sei perdente. Quindi io in genere faccio un monitoraggio dei protocolli, quello che si è fatto e quello che non si è fatto, perché firmare il protocollo è facile per tutti, insomma ti fai la giornata eccetera, praticarlo e attuarlo è un'altra cosa. Quindi a tutti i miei io dico guardate che con oggi iniziamo. Sul discorso licenziamenti, come metterò a vostra disposizione la scheda che abbiamo fatto per gli amministratori sui diciamo, i reati, le contiguità, eccetera, stiamo facendo una ricognizione anche dell'efficacia diciamo, della normativa, anche se vi dico e ve lo dico per esperienza che di licenziamenti ce ne sono pochi. Ma vi dico di più, io le commissioni che sto cercando di vedere periodicamente mi dicono tutti ci nascondono le carte. Bene, ho detto, perfetto. E allora la prima volta gliela chiedete verbalmente, la seconda gliela mettete per iscritto, la terza la reiterate e poi cominciate con i provvedimenti disciplinari. In due anni si può arrivare ai licenziamenti. Soprattutto quando si tratta ovviamente di mancanze di un certo rilievo, fascicoli che non si trovano. Allora, indipendentemente da quella che è la normativa, dal punto di vista operativo, io ho il potere, commissario ovviamente, di incidere sul dipendente, perché se non mi dà il fascicolo, e qui ritorno al ruolo anche dei segretari, in alcuni casi anche lì, come voi sapete, è possibile modificare il segretario con la commissione che si insedia. Anche lì noi dobbiamo fare uno screening dei segretari di questi comuni. Di certo, se in qualche modo, e qui ovviamente come Ministero dell'Interno e come Agenzia dei Segretari Comunali, se un segretario in qualche modo, e nei casi che ho verificato ci sta, o semplicemente per quieto vivere, ma comunque quel segretario non può stare, lo metti a disposizione, perché non può fare il segretario di un comune, se ne va quando vede alcune cose. E il segretario, è vero che non ha più in alcuni comuni i poteri precedenti, perché comunque la figura del segretario comunale è venuta un po' meno, però sostanzialmente non può avallare alcune scelte da parte del comune. Tenete presente che io ho la sensazione che nei comuni non sia stata ancora ben colta, in alcuni casi da parte degli stessi dipendenti perché gli fa comodo, la differenza fra attività politica e attività gestionale. Le riforme degli enti locali dicono a chi sono attribuiti i poteri, all'organo politico o all'organo gestionale. In molti casi c'è una sovrapposizione di ruoli. Quindi se tu vuoi far fare, e ritorno alla commissione, alcune cose al dirigente, gliele devi
intimare, altrimenti lo mandi a casa. In questo appunto, almeno le commissioni che ho, io ho dato queste indicazioni. Lo stesso lavoro, come dicevo, per gli amministratori lo faremo, lo metteremo a disposizione per quanto riguarda la mia provincia. Io partirò, non dico dall'anno in cui sono state introdotte le norme sugli scioglimenti straordinari, ma quantomeno dal 2010 vi dirò quanti sono stati i licenziamenti a seguito degli scioglimenti straordinari. Tenga presente che la normativa oggi dice che la Commissione può revocare i contratti che sono indicati nelle relazioni di accesso. In alcuni casi, ne abbiamo uno specifico che è stato anche impugnato recentemente, sempre per una società di rifiuti, ricollegandomi anche a quello che diceva lei, in base al 145, la Commissione ha revocato un contratto per una gestione di rifiuti. C'è anche un altro fenomeno che io voglio porre all'attenzione, perché il Presidente diceva il tema delle interdittive. Presidente, lei sa che molte società cambiano sede legale e si trasferiscono in territori dove sanno che le istruttorie, non è che ci sono i ritardi adesso, sì, il tema della partecipazione, che io personalmente ritengo, per carità, le direttive, nessuno conosce i nostri territori, le direttive europee, eccetera, ma i primi casi io li ho fatti di urgenza, però lei sa benissimo che prima o poi, e ho sentito anche la componente della magistratura amministrativa, ritengono che vada a ledere il diritto d'impresa e quindi riconoscono il diritto di partecipazione ai sensi della 241. Questo sicuramente non solo allunga i tempi, ma dà la possibilità di precostituirsi delle forme di tutela da parte ovviamente delle imprese. Quindi sì, c'è stato un ritardo, questo glielo dico. Le dico anche che il nostro personale, a differenza ovviamente dei comuni, è un personale che è più strutturato, ovviamente, insomma. E ovviamente abbiamo delle difficoltà perché comunque, secondo me, in questo momento le prefetture, ma io questo l'ho rappresentato alla nostra ministra, con quello che è piovuto e continua a piovere sulle prefetture, avrebbe necessità enormi di non solo di innesti, anche perché abbiamo avuto tutta una serie di pensionamenti e non ci sono stati innesti adeguati, perché comunque la normativa si evolve e c'è necessità ovviamente di innesti. Il tema, lei diceva giustamente, a fronte della criminalità che offre 500 euro per lo spaccio a piazza, però là è un problema ancora maggiore. Cioè, io ieri sono stato per la crisi Whirlpool, 315 persone che da anni aspettano, diciamo, risoluzione dei loro problemi. Il tema occupazionale in una realtà come Napoli è un tema drammatico. In alcune zone abbiamo livelli, chi viene dal territorio lo conosce. Io ho ogni giorno manifestazioni sotto la prefettura, per cui in questo momento, se sfruttiamo bene le risorse del PNRR e rilanciamo soprattutto il tema turismo, che a Napoli forse va un attimo governato al meglio, penso che sia il momento di dare segnali di questo tipo, a cui poi si aggiunge, è vero che l'aspetto repressivo è importante, ma anche l'aspetto di accompagnamento di questi processi è fondamentale, perché altrimenti siamo perdenti, io lo dico, il che non significa che dobbiamo rafforzare la vigilanza, il controllo sugli appalti, è sicuramente indispensabile, ma al tempo stesso dobbiamo darci anche degli obiettivi, secondo me, di lunga durata. Poi, domande le ho fatte insieme, sì, per più se le ricordi, perché... sono queste.
Per quanto riguarda, Presidente, il tema delle graduatorie, abbiamo anche con il Presidente della Regione, che ho trovato molto disponibile su questo tema, là manca proprio un portale che la Regione si è impegnata a fare entro giugno-luglio. La presenza anche... Ma il problema è chi riceve, perché non l'ha fatto? Secondo me il problema... Cioè, mi impegno, farò, ma... Questo è il problema, nessuno risponde. Questo è da 40 anni. Deputato Paolini, lei ha sostanzialmente ragione, ma formalmente deve tacere. Glielo chiedo io. Mi scusi, Presidente. Quindi abbiamo concordato che avvieremo subito un discorso sulle occupazioni abusive, creando dei percorsi chiari, perché altrimenti su Napoli questo fenomeno che è radicato in alcuni casi, come giustamente diceva lei, da 40 anni. Da 40 anni. Per cui, quando qualcuno invoca l'intervento al Parco Verde, è una guerra. Come le dicevo, questi interventi vanno ovviamente strutturati, il che non dico che li dobbiamo assolutamente fare. Perché appunto non ci sono zone franche, non ci devono essere, però dobbiamo essere pronti a farli in un certo modo. Io ne ho parlato anche col capo della polizia, oltre che con il ministro dell'interno. Fatto questo lavoro, tolta la gente per bene, a cui comunque devi dare... Perché in certi casi, più che il recupero, io andrei proprio all'abbattimento, lei faceva riferimento a Scampia, quelle zone vanno... radicalmente cambiate, per cui io devo, lì ci sono ancora famiglie e persone per bene che credono nello Stato, quelle le isolo e lì parte con graduatoria alla mano l'assegnazione della casa, il resto è meglio sgomberare e abbattere in tempi rapidissimi. Il tema delle polizie municipali. Io ne ho parlato in sede di comitato. Questi interventi che hanno fatto anche i carabinieri alla 167, unitamente alla polizia municipale, io sto mandando, l'onorevole Aiello lo sa, ne abbiamo parlato, due circolari, di cui una... Voi sapete che esiste un potere sostitutivo del prefetto per le demolizioni delle costruzioni abusive. Per adesso, ne abbiamo parlato per la costruzione di una strategia, perché se io vado, faccio un esempio, a Ercolano, no. Anche perché mi serve anche capire qual è il comune che mi risponde e quale no. Allora, sto mandando in maniera, diciamo, collaborativa una circolare a tutti i sindaci chiedendo, scusatemi, ci sono ormai opere, ne ho parlato anche con la Procura Generale, opere sul vostro territorio, mi fate il favore di fare una ricognizione e mi dite quali sono? Stessa cosa, tema occupazioni abusive. È chiaro che ci saranno amministrazioni che non hanno alcun interesse, diciamo... Però è un lavoro che vogliamo fare e vogliamo fare anche con le polizie municipali. Le polizie municipali affiancate dalle forze dell'ordine, perché certi sopralluoghi è bene che vengano coordinati e fatti assolutamente in maniera congiunta. Sono a conoscenza ovviamente delle attività che sia il comandante Chiariel. Sì, no, per il segretato o meno, perché ci sono alcune questioni. No, su questo è in libera. Su questo ovviamente devo un attimo verificare meglio. Stesso discorso per quanto riguarda il vicecomandante di Arzano, per il quale abbiamo avuto un primo contatto con il comune di Arzano, che mi dicono dovrebbe essere, a cui dovrebbero essere attribuite funzioni di tipo diverso. Sul tema, sia su Murales che Altarini, questa mi pare che da qui, giusto? Questa non l'ho fatta io. Ah, no.
C'è prima di Melito. Ah, Melito, sì. Allora aspetti un attimo, torniamo in segretata, prego. L'ultima esperienza avuta, più che sulla revoca, perché su Torino io non ho sciolto comuni, anche se erano stati sciolti in precedenza, però abbiamo adottato un'interdittiva estremamente delicata che riguardava il Palalpitour per i mondiali di tennis, insomma. Purtroppo anche lì, voi sapete, Torino c'è una zona del Canavese particolarmente infiltrata dall'Andrangheta calabrese. Questa società, che già era stata interdetta all'epoca di Milano per gli Expo, dove la competenza, se ricordate, in questi casi è attratta dal prefetto dove si svolge l'evento. In questo caso, nel 2018, mi pare, chiese una revisione dell'interdittiva, un aggiornamento. Allora, in molti casi, o c'è un mero cambio, diciamo, nominalistico delle società, il che significa andare a verificare anche con accessi coperti chi ci sta nei cantieri. A Lecce mettemmo le foto dei camion che entravano e uscivano, da chi erano gestiti. Altro strumento che io mi sento di suggerire, lo sottopongo, il fatto che cambino sede, succede che mi è capitato da Lecce a Roma. C'era un cambio di sede dove nella sede romana c'era solo il campanello. Il portiere non sapeva manco chi c'era. Ovviamente il GIA di Roma non ha a disposizione gli strumenti per verificare un po' la situazione di questa società. In questi casi, con l'allora prefetto di Roma, concordammo un GIA congiunto, come abbiamo fatto adesso Napoli-Salerno, perché gli elementi che può avere, diciamo, il prefetto della sede operativa non li ha il prefetto della sede legale, perché è legale solo, diciamo, virtualmente. E allora monitorare questi cambi di sede, non a caso molte di queste società andavano a Milano o a Roma, dove le istruttorie, anche per l'enorme quantità di pratiche che ci sono estremamente difficili, perché poi il cambio societario. E molto spesso anche in queste società, e parlo proprio di queste dei rifiuti, un caso è abbastanza emblematico proprio per Villaricca, ci sono anche i dipendenti. E nel GIA c'è anche l'ispettorato del lavoro. In alcuni casi noi abbiamo trovato dipendenti
che erano amministratori delegati, non dipendenti. E allora andare a fare una verifica anche di tutti i dipendenti che fanno parte di queste società, in particolare le società di rifiuti, scusate, però questo lo fai se conosci l'impresa del territorio. È chiaro che a Roma, con migliaia di pratiche che hanno, e allora questo GIA congiunto fece emergere una serie di cognizioni che le forze dell'ordine di Roma ovviamente non conoscevano. Quindi anche qui, e questa è stata una riforma che è stata fatta, vale a dire che può adottare l'interdittiva antimafia solo il prefetto della sede legale. Il prefetto della sede legale, quando è solo virtuale questa sede, non ha gli elementi, o comunque li può, è vero che li può acquisire, ma se tutta l'operatività, i dipendenti, eccetera, ritorno al discorso di Lecce, fanno parte di quel territorio, capite che l'istruttoria cambia rotta. E allora ritornare anche all'adozione, oppure d'intesa col prefetto della sede operativa, laddove secondo me va valutata la sede dove c'è diciamo, la maggior parte delle attività della società. Se uno c'ha solo il tagliandino sul citofono e lo stesso portiere interrogato ti dice guardate io qua non ho mai visto nessuno, beh questo ci deve far riflettere, c'è qualcosa che non va. E allora anche questo diciamo è uno strumento che ritarda, perché comunque appunto molti di noi ci siamo inventati il giro congiunto, che è assolutamente indispensabile in questi casi, e questo secondo me deve valere anche per il PNRR, perché il rischio che ci siano diciamo intercessioni di questo tipo deve diventare uno strumento anche normativamente previsto, laddove la vera sede operativa sta in un posto, la sede legale sta in un altro, sono i due GIA che ovviamente devono collaborare. Sul tema del ciclo dei rifiuti e terra dei fuochi è molto aumentata l'attività di diminuzione degli incendi. Le devo dire che stanno lavorando molto bene, c'è molta meno attività e c'è un'ottima collaborazione sia delle polizie municipali, sia dell'esercito che delle forze dell'ordine. Quindi sotto questo profilo diciamo è aumentata molto l'attività. Non so se ci sono altri aspetti. Forse doveva rispondere ad Altarini, però questa è una domanda che le ha fatto il deputato Paolini. Sì, su questi stiamo proseguendo sulla ottima attività che aveva fatto il prefetto Valentini, ovviamente perché i murales e gli altarini hanno un significato. Io lo andrei a coprire con immagini di Falcone, Borsellino, eccetera, darei risposte in questo senso che sarebbe importante, insomma. Deputata Aiello, adesso okay, tocca a lei. Grazie. Allora, prima le faccio una domanda libera e poi vorrei passare un attimo in segretato. Allora, come sicuramente ricorderà il signor prefetto, nel 92 in Sicilia si rese necessaria la presenza dell'esercito dopo le stragi di Falcone e Borsellino. L'esercito in pratica ha fatto da deterrente e da... era una sentinella sul territorio che ha aiutato tantissimo a combattere la malavita del posto. Ora, io le chiedo, siccome noi abbiamo sentito il Don Patriciello di quello che succede al Parco Verde e tutto viene alimentato praticamente allo spaccio di droga, perché lì c'è un giro di soldi allucinante, e questo succede nelle case occupate da 40 anni. Addirittura hanno chiuso delle strade, hanno fatto degli abusi che a quanto pare ora sono stati un po'... qualcosa è stato rimosso. Però dico, dato che la situazione lì è abbastanza pesante, di una criminalità pesante,
Non pensa che si potrebbe pensare a far intervenire anche in questo caso l'esercito, così come è successo in Sicilia, in modo da non dare spazio a queste persone di poter spacciare, di poter fare quelle cose là, non mi ricordo più come si chiamano, sì, queste cose, perché per me era una cosa che non sapevo proprio. Non pensa che potrebbe essere non una soluzione, ma quantomeno d'aiuto a tutto quello che vorrebbe fare anche lei? Perché sa, ne parlavamo proprio ieri sera con il presidente Morra e un altro parroco, che essere presenti nei luoghi di spaccio e fargli perdere un po' di soldi per 2-3 ore, oppure capire che lo Stato c'è, potrebbe aiutare in tutto questo. Lei pensa che sia possibile fare una cosa uguale come i Vespri siciliani? Poi ora vorrei... Segretata. Sì, sì. Presumo. Sì, assolutamente. Buonasera, prefetto. Vorrei ribadire, ma rapidamente, una domanda che in parte le aveva già fatto il presidente. Mi riferisco alle interdittive, ma in particolare alle white list. La prefettura di Napoli è stata alla mia attenzione con un'interrogazione a questo riguardo, perché ci sono
suppongo, tranne che le cose non siano cambiate negli ultimi 2 mesi, delle richieste di iscrizione o anche di diciamo rinnovo in waitlist che risalgono addirittura al 2016. Allora, al netto della risposta che mi ha dato anche il Ministro su questo argomento, io vorrei capire lei come intende affrontare questa problematica, perché effettivamente sono troppi anni, mi permetto di dire, di attesa per capire se una ditta può partecipare, come poi partecipa, agli appalti e può essere anche aggiudicataria solo sulla base dell'avvenuta presentazione della richiesta. La ringrazio. Grazie, senatrice Corrado. In ultimo, prefetto, c'è la deputata Ferro in collegamento, per cui prego, deputata Ferro. Grazie. Presidente, grazie. Non so se mi sentite. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Ecco, io intanto saluto Sua Eccellenza, saluto il prefetto e mi dispiace, non so se questa domanda è già stata fatta, mi sono dovuta collegare e scollegare più volte perché avevo il question time in aula. Niente, io volevo chiedere rispetto alla parte che riguarda le ASP campane, cioè in particolare ovviamente la parte della sanità di Napoli, se ci sono delle cose rilevanti per le quali in qualche modo secondo insomma il prefetto bisognava o bisogna ancora guardare con maggiore attenzione su anche aspetti che abbiamo molte volte letto sulla stampa, essendo un settore ovviamente che riguarda un'importante ingente quantità di denari che spesso insomma magari non utilizzati per come dovrebbero essere. Grazie, deputata Ferro. Allora do la parola al prefetto, Sua Eccellenza dottor Palomba. Allora parto dalle richieste dell'onorevole Aiello. Esercito. Guardi, lei sa che l'utilizzo dell'esercito e strade sicure ha compiti abbastanza delimitati, quindi va fatta anche una valutazione, perché capacità di intervento eccetera, anche per non esporre gli stessi militari. Attività diciamo di questo tipo sono proprie delle forze dell'ordine. Lì ci trovavamo, nei casi che lei ha citato di Palermo eccetera, in una situazione particolare ma di presidio del territorio. I casi a cui lei fa riferimento sullo spaccio eccetera, diciamo, è diverso, questo è proprio tipico delle forze dell'ordine. Guardi, noi in questa fase non escludiamo niente. Le dico solo però che fra Arzano, Caivano, Frattamaggiore e Frattaminore sono state fatte 117 operazioni di alto impatto. Alto impatto significano, diciamo, di tutte le forze dell'ordine che hanno dato non pochi risultati in pochi mesi, da gennaio a marzo. Cioè, ricorderete anche l'evento ad Arzano nel ristorante, eccetera. Quindi ritengo che in questa fase poi intensificheremo vigilanza, videosorveglianza, eccetera, però non escludiamo assolutamente niente. Per quanto riguarda anche se a dir la verità io rivedrei un po' il programma Strade Sicure, che nasceva e nasce, perché amo girare anche a piedi e vedere dove sono dislocate. Alcune cose le ho già segnalate in sede di comitato, probabilmente una razionalizzazione, anche se sono state un po' ridotte, voi lo sapete, proprio per gli eventi bellici in Ucraina, insomma. Però probabilmente una riflessione sugli obiettivi va rivista interamente e razionalizzata anche con il Ministero, insomma, perché lei sa che poi il DM lo fa il Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda Leonardi, mi faccio carico. Scusi.
Sì, l'ha accennato lei stessa, insomma, i tempi poi possono comunque, diciamo, operare, il che non significa, io sto cercando di velocizzare le istruttorie, perché i tempi sono effettivamente lunghi e assolutamente necessario, insomma, diciamo, anche perché, diciamo, come dicevo prima, Napoli, Milano e Roma sono subissate di queste cose, insomma. Per cui io sto chiedendo anche dei supporti. Probabilmente, secondo me, un'altra operazione che andrebbe fatta proprio in previsione del PNRR, questi settori, anche con contratti a tempo determinato, vanno a tutela di tutti. Cioè, diciamo, è rischiosissimo. Io ho 4 persone nell'area, una deputata a queste cose, che si occupano dal porto d'armi all'ultimo dei problemi anche di tipo più grosso, insomma. Quindi, però stiamo cercando di velocizzare ovviamente le istruttorie. E le ASL è un altro tema abbastanza delicato. Voi sapete che sulla ASL numero 1 di Napoli c'è stato un accesso, ci sono state delle prescrizioni e c'è una recente inchiesta che vede, diciamo, particolari ipotesi di corruzione. Io ho letto gli ultimi atti ed effettivamente ci sono fenomeni di corruzione, perché voi sapete, insomma, quali sono i presupposti per lo scioglimento, anche perché lo scioglimento di ASL è ancora più delicato forse degli scioglimenti dei comuni. Però in relazione all'ultima inchiesta le assicuro che stiamo valutando e acquisendo atti. Ne abbiamo parlato anche con le autorità giudiziarie, verificherò con attenzione un po' tutte le carte, in particolare dell'ultima inchiesta. Allora, in ultimo il senatore Lannutti. Grazie Presidente, ringrazio il Prefetto per l'esauriente esposizione e le risposte che sono state date. Una domanda che volevo porre: oltre la camorra nella città di Napoli e zone limitrofe, io ho lavorato negli anni Ottanta, quando il sindaco era Valenzi, a Piazza Municipio, al Banco di Roma, vorrei, prima del terremoto, vorrei sapere, oltre la camorra, quali sono le attività criminali, se sono di origine straniera oppure collegate a Cosa Nostra, le solite. Ecco, volevo sapere, la mafia nigeriana, se ci sono tracce di queste attività criminali importate, diciamo, da altre nazioni. La ringrazio molto per l'esposizione, signor Prefetto. Grazie senatore Lannutti, prego dottor Palomba. Guardi, diciamo, le attività della criminalità organizzata nostra ormai sono ramificate in vari settori, perfino, diciamo, sui carburanti, eccetera. Avete visto le operazioni della Guardia di Finanza, eccetera. A differenza, voi ricorderete, per esempio su Torino, la mafia nigeriana era stata acclarata dalla magistratura, insomma, è stato proprio un passaggio in una sentenza molto chiara. Ci sono presenze criminalità di tipo straniero, ovviamente, ma non, anche perché il territorio, ma l'hanno detto, diciamo, molto chiaramente, a differenza di altri territori dove è più facile penetrare perché c'è meno organizzazione criminale, da noi entrare darebbe fastidio soprattutto ai due clan che si contendono gran parte del territorio, quindi non avrebbero quella agibilità per potersi muovere sui settori, diciamo, nella nostra provincia. È difficile entrare e penetrare anche da parte di altri clan, diciamo, sullo stesso territorio. Difficilmente verrebbe lasciato spazio a mafie o organizzazioni criminali straniere. Sicuramente c'è attività di più basso livello, insomma,
ma se parliamo di criminalità organizzata o di mafia, diciamo, ce la gestiamo in casa nostra, detto proprio in maniera, purtroppo, insomma, voi sapete, c'è l'alleanza di Secondigliano e i clan Mazzarella che diciamo, con cartina alla mano, il territorio è stato rappresentato anche dal procuratore Melillo nell'incontro che c'è stato, ma ormai è di dominio pubblico. Poi ovviamente ci sono in altre zone altre presenze, però la gestione per il momento è prevalentemente affidata a questi due grossi clan, insomma. Va bene, non mi sembra che vi siano altre domande, di conseguenza considero conclusa l'audizione del dottor Palomba, ringraziandolo a nome dell'intera commissione. Buona serata a tutti. Scusatemi, è una mia mancanza, ma vedo che siete tutti qua ancora. Avverto che è l'esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia proseguirà nella seduta plenaria di questa sera alle ore 19. A tale riguardo comunico che la seduta plenaria già prevista per domani, 14 aprile, alle ore 14, è sconvocata e pertanto non avrà luogo. Quindi ci rivediamo fra un paio d'ore e mezzo. A dopo.